Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Ci sta a sperimentare, giusto, anche dare spazio a giovani. Infatti AB6 secondo me ha portato un bel concept, però nel posto sbagliato. Cioè Real Talk non è proprio la vetrina giusta per questa tipologia di contenuto, che poi uno c'ha una vetrina, la sfrutta, ed è anche bello il ragionamento del tipo: cazzo, porto qualcosa di diverso, perché devo portare per forza un esercizio di stile se posso portare invece una roba in cui mi racconto, no? Va benissimo, infatti comunque ha fatto bene perché ha mostrato un qualcosa di nuovo per il format e va bene, ecco. Però io credo che il compromesso giusto tra il concetto, il contenuto e l'esercizio di stile per Real Talk sia quello che ha portato Silent Bob. Cioè, nel senso, sto ragazzo ci ha messo il cuore, però non ed è anche arrivato, sono anche delle frasi molto belle, crea delle immagini, però fondamentalmente racconta un qualcosa che per lui è sentitissima ed è vitale, però è uno storytelling che inizia a essere un po' vecchiotto, anche se lui dice: cazzo, io sono autentico, in tanti l'hanno sputtanato non autentici, allora lo porto. Sì, ok, però insomma, della vita di un giovane spacciatore non gliene frega più un cazzo a nessuno, diciamo, o la racconti in un modo nuovo, e lui c'ha un bel flow, lo racconta sentito. La sua potenza non è ciò che dice, ma il fatto che ce l'ha dentro quello che dice, e va bene. Sicuramente le canzoni, magari soprattutto per la sua fanbase, sono apprezzatissime, no? Assolutamente, non sto criticando lui, ma in questo format non è esploso, ecco. Lo stesso Bosca, no, Bosca è il producer, vabbè, quello che parla, ma non mi viene il nome, non si è esaltato come al solito, era un po' a disagio, non sapeva manco lui come muoversi, come comportarsi, perché un attimo, però giustamente dicevo: cazzo, c'è del cuore, giusto un pelino, fa la battuta, cerca di starci dentro, però ecco quello che voglio dire. Invece, se devo parlare dei contenuti, io dico che appunto carne al fuoco ce n'è, solo che ecco un po' il testo non mi convince dal punto di vista di quello che dice, quello che vuole capire, è tutto chiaro, sono delle frasi letali, micidiali, delle immagini reali, però non riesco a capire perché, nonostante la loro forza, dopo un po' appesantiscono. E quindi all'inizio ha preso subito la mia attenzione e ho detto: vediamo dove vuole andare a parare. Però poi dopo un po' mi è sembrato lo stesso format riproposto per 10 minuti, e allora un attimo mi è sceso, devo essere sincero. L'ho trovato gradevole ma poco interessante e senza dubbio non geniale. Però veramente non voglio criticare questo artista, perché mi piace, mi è piaciuto, le strumentali sono molto belle e mi piace l'intenzione e l'intensità. Cioè, comunque, cazzo, lui porta un messaggio, lui te lo fa capire. Cioè, io non ero ispirato da Jake La Furia, da Fabri Fibra, io ero ispirato da altra roba, perché sono nero dentro e fuori, ovviamente. Però lui parlava di un essere nero nell'anima, nella testa, nella mentalità, e ha parlato di quanto si è sentito anche fuori luogo.
Non mi è piaciuto, cioè quando fa la critica sociale mi piace, quando dice io sono italiano solo dopo i 18 anni, cazzo, è una cosa pesantissima, cioè un attimo ti fa capire anche come si sente inadeguato un giovane ragazzo, quindi quando porta, diciamo, il messaggio sociale mi interessa, mi coinvolge, quando parla, no, della sua vita da spacciatore, solita roba, mi affascina di meno, anche se la dice bene, quindi va bene così, cioè salviamo l'intenzione, salviamo il flow, salviamo quello che dice, forse il suo concept è un po' vecchio, dovrebbe rinnovarsi e raccontarci cose nuove. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Y, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Y Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1.600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre.